L'elettrocardiogramma e l'ecocardiogramma sono due esami completamente diversi ma complementari. Il primo permette di studiare il segnale elettrico del cuore, il secondo attraverso gli ultrasuoni ci mostra l'anatomia del cuore. Il primo è un esame oggettivo che viene interpretato, mentre il secondo è molto operatore dipendente, quindi l'accuratezza diagnostica dipende dall'abilità della persona che lo esegue. L'ecocardiogramma può essere letto in maniera differente a seconda della tecnica utilizzata. L'ecocardiogramma permette di visualizzare le dimensioni del cuore, per esempio i volumi, la sua forza di contrazione. E poi attraverso metodiche chiamate color Doppler, cioè con la colorazione dei flussi sanguigni, permette di studiare il movimento del sangue all'interno del cuore attraverso le valvole e quindi distinguere delle stenosi valvolari magari da insufficienze valvolari, quindi il fatto che una valvola non si chiuda completamente e abbia un rigurgito patologico.